Buongiorno amici su Periscope, siamo in backstage anche oggi, come potete vedere, siamo nel dietro le quinte della trasmissione L'Opinionista del vostro caro Elio Crociani, che sta cercando anche di collegarsi con la radio. Intanto quello che vedete è il sindaco di Furore, quindi io vi dicevo che sarei stato il sindaco di Furore ed è qui con noi, si sta preparando. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno al patron anche, e qui l'albergo si chiama? Bacco. Ah, è tutto Bacco qua? Sì, ah, antica ecco. Osteria di Bacco. Ecco, vediamo un po' con la radio come siamo messi. Ancora qualche istante, vediamo intanto se qualcuno già si sta connettendo. Posso vedere sul wifi se c'è qualcosa? Una volta.
connetta, non era connesso. Insomma, non c'era la prima. Ah, perfetto, allora giovedì 21, perfetto. Va bene. Ciao, buone cose, ciao, ciao. Ce la facciamo. Allora, eccoci qua. Bene, 3 minuti e 19, vediamo cosa sta succedendo. Intanto lo sottolineava il sindaco di Furore, giustamente, perché qui siamo in un luogo internazionale, e siamo sì collegamento in lingua italiana nazionale, ma poi la lingua italiana va oltre i confini, la cucina, tantissime cose. Poi in un posto come questo effettivamente, insomma, siamo, come dire, no? Apprezzati, no? Grazie alla costiera amalfitana. Caro sindaco, abbiamo 2 minuti e 40, saremo collegati con Radio Milano TV, questa bella anche giornata, non so se sono le prime, ne avete già viste? Ne avete già viste le giornate così qui? Finora qualcuna sì, però questo è stato un inverno un poco piovoso, un poco... Ecco, adesso diciamo che da qualche giorno, col nostro arrivo chiaramente, altrimenti non ci saremmo mossi, ecco, quindi... E qui quando c'è il sole è festa. Ecco, bene. E siccome c'è spesso il sole, spesso festa. Ecco, bene. Io intanto vi faccio vedere un po' la sala del ristorante Bacco. Bacco di nome di fatto, perché il sindaco non è sommelier, meno dice di non esserlo, ma poi ha un figlio sommelier, ho avuto modo già di conoscere e apprezzare ieri sera. Io sono ex docente dell'Istituto Alberghiero, quindi... Quindi qualche nozione. Ho insegnato per 35 anni tecnologia alberghiera all'Istituto Alberghiero di Salerno. Quindi sa. Sto nel settore da tempo. Questo è un cellulare di quelli che adesso stanno tornando, che telefonano. Che telefonano? Questo è a prova di imbecillaggine. Questo stanno tornando perché telefonano solamente. Perché sono dei computer, lei sta guardando questo. Che la riprende, che può anche telefonare. Questo quando si fa il numero si ascolta anche, in maniera che non ci si può sbagliare. Niente male, può essere utile. Sì. Bene, intanto vediamo qui perché abbiamo il sole battente, dovete scusarci, ma il bello della diretta è anche un po' questo, che ci sono sempre adattare a queste linee wifi. Entri con Facebook, entri con Twitter, con l'email. Lei è social, visto che siamo ancora in backstage con gli amici
social, praticamente Periscope è un social come ce ne sono altri. Lei è iscritto? No, io uso il telefono solo per telefonare, il computer faccio fatica a usarlo, ecco. Mi serve solo per la mail. Ecco, però chiaramente qui l'attività con il resto della famiglia, che è un po' qui, un po', mi diceva, è un po' anche in America adesso, in questo momento. Sì, noi abbiamo un figlio che sta a New York, a Manhattan, è un ristorante, e sta lì ormai da 10 anni. New York. Manhattan, quindi al centro, nel cuore di New York. È partito da qui, che era giovanissimo, adesso ha 2 figli, si è fatto una casa lì, per fortuna. Comunque un nostro ambasciatore all'estero. Amici radiofonici, alle 9.15 oggi, dopo una bella nottata passata qui, un po', diciamo è un'esperienza che un po' di tempo ci mancava, perché buongiorno quindi al primo cittadino di Furore, poi vi spiego tutto, visto che voi non vedete, quindi... voi della radio, mentre invece chi ci segue in Periscope vedo ci sono già spettatori, poi io cercherò di capire anche, a parte i cuoricini che arrivano, mi fa sempre piacere, però se qualcuno scrive qualcosa come è successo ieri, poi io magari leggo. Però abbiamo una bella giornata di sole, siamo qui nella terrazza del Bacco, sì, siamo con il sindaco di Furore, perché il sindaco di Furore è praticamente un albergatore. Sì, sono figlio d'arte, fu il nonno ad aprire questo ristorante. Sposto Pulcinella, perché abbiamo Pulcinella con noi, ecco, che è un po' esatto, tipo burattini, ecco. È un po' il nostro simbolo, Pulcinella. Dicevo, poi siamo cresciuti nel tempo, siamo diventati un piccolo albergo, abbiamo 20 camere e soprattutto curiamo molto il ristorante, siamo uno dei ristoranti più accorsati. E più noti, siamo aperti dal 1930, quindi immagini lei un po', siamo quasi per arrivare ai 100 anni di vita. E la nostra è una cucina molto legata al territorio, molto legata alla stagione, alla tradizione, all'identità dei luoghi, però con qualche innovazione, con qualche creatività che non guasta. Notavo ad esempio nelle camere c'è la jacuzzi, molto apprezzata poi dagli americani. Tra l'altro la sua famiglia si chiama, lei di cognome? Ferraioli e di nome? Raffaele Ferraioli. In realtà ha sposato la cuoca che poi è adesso, esatto, in America. Si chiama Erminia, mia moglie. Ecco, Cuomo. Erminia, un nome, una garanzia qua in Costiera Amalfitana. La nostra sorella di Marisa Cuomo, famosa produttrice di vini di queste zone, il Furore. Ecco qua. L'uva in particolare, che è stato dichiarato il miglior bianco d'Italia quest'anno. Ecco, quindi diciamo, ecco, un vino, tra l'altro, visto che lei poi insomma si occupa di queste cose, certe volte anche politiche. E, sì. È uno dei pochi casi dove il vino si chiama proprio come luogo, perché cioè in molti casi non si può mettere. No, noi abbiamo un disciplinare che prevede appunto la denominazione Costa d'Amalfi sottozona Furore. Ecco. Perché abbiamo in Costa d'Amalfi 3 sottozone: una è Furore, una è Ravello, l'altra è Tramonti. Nella nostra sottozona si produce sia il bianco, sia il rosso, sia il rosato. Poi Marisa Cuomo produce anche un rosso riserva e soprattutto questa chicca che ha chiamato fior d'uva, dove non esiste il fiore d'uva ma esiste il fiordo uva. Ah! Fiordo uva, fior d'uva. Ah, ecco. Intanto queste questa è la signora. Sì. La signora. Questa è la signora. È la sorella? Nella bottaia scavata in roccia. Ma è la sorella di sua moglie? No, sì, lei sì. È la sorella? Il marito è mio cugino. No, mi sembra una ragazza questa, anche sua moglie, si mantengono giovanile. Col tempo? Non giovane, ma giovanile. Ecco, siamo noi che invecchiamo, noi uomini. Comunque, ecco, per farvi capire il contesto, siamo nel ristorante Bacco. Qualcuno magari potrebbe dire, ma Crociani come è fatto a scoprirlo? Io effettivamente, sì, sapevo di Furore, del vino, sapevo che c'era qualcosa, ma poi ci perdiamo giù. Qui sotto c'è tutto questo ben di Dio che cos'è Amalfi, c'è la costiera amalfitana. Sì, dobbiamo sgomitare un po' in questo territorio perché abbiamo praticamente una famiglia numerosa e poi fatta di grandi dive, Positano, Amalfi, Ravello. Stiamo tentando e ci stiamo riuscendo per la verità ad inserirci anche noi. Come Furore dice. Come paese, come Furore.
Perché il furore scende, perché io conosco chiaramente a memoria questa strada, sì, lenta quanto vuoi, ma talmente bella che è sempre un piacere. Il nostro territorio degrada dai 600 metri di Agerma fino a mare, però ai 200 crolla, c'è la rupe alta, e quindi non è possibile andare giù con un'autovettura, con un altro mezzo. Quindi si torna indietro? Dovremmo scendere a piedi per andare direttamente da furore alta a furore mare. E invece se no dobbiamo fare il giro per la costa, andare ad Amalfi e fare un 15 km. Quindi si fa questa è un po' la nostra croce. Quindi c'è questa strada che poi passa da Conca dei Marini, mi sembra. Conca dei Marini alta, poi va ad Amalfi, poi passa un'altra volta per Conca dei Marini bassa e arriva a Furore. Quindi voi siete di montagna in un certo senso. Arriva praticamente nel famoso fiordo dove facciamo ogni anno il camminare dei tuffi dalle grandi altezze, da 28 metri. Dove esiste un ecomuseo, dove ci sono i resti di cartiere, mulini, reperti proprio industriali molto interessanti nella vallata. Il fiordo è un luogo magico, io definisco anche un poco anarchico, nel senso che è un luogo che soggiace a tutta una serie di variabili impazzite, il fiume, il torrente che viene giù, il mare che si infuria, le rocce che stanno ai due lati che ogni tanto mostrano segni di pericolo perché cadono massi. Insomma, è un luogo straordinario quanto difficile. Abbiamo cercato di recuperarlo negli anni, l'abbiamo risanato prima, poi lo abbiamo recuperato, abbiamo dentro il borgo un vano che fu comprato dalla Magnani. Magnani, l'attrice? L'attrice, molto ironicamente lei lo chiamò Villa della Storta, ma è un buco, è un vano di 10-12 metri, dove praticamente si riunivano all'epoca quando girarono qui un film, il cui titolo era Amore, con Rossellini. Sì. Era un po' l'alcova di questa coppia. Flavio, mi dicono, ehi bro, lei che qualche volta va anche lei in America, immagino, ha preso qualche parola, qualche termine, conosce l'inglese, insomma, ehi bro, sarà ehi brother, forse ci sta, non so ci sono, da dove ci stanno guardando in questo momento, perché è vero, fra ciò, ecco, no, sto cercando di capire cosa scrivono, perché può capitare di tutto, ecco, quindi, ci stanno mandando sì cuoricini, d'accordo, ma vorremmo capire bene se ci state guardando anche dall'estero, visto che significa cuoricini che cliccano qui nella tastiera e approvano un senso di approvazione, e quindi noi vediamo i cuoricini, è una caratteristica di Periscope, tutti quelli che si sono avventurati in Periscope dicono cos'è quella cosa con i cuoricini, perché effettivamente per mandare i cuoricini penso, perché io poi sono come lei, non sono a social, nel senso che approfitto del fatto che ci stanno guardando, ci stanno seguendo, c'è la visibilità, ma se lo dovessi fare io avrei qualche problema, non saprei dove andare. Però i cuoricini come dichiarazione d'amore anche, no? Sì, infatti mia moglie ha appena saputo che c'era una tra l'altro anche quasi collega che si occupa di turismo in quel Berlino, tra l'altro in foto anche abbastanza carina adesso. Poi non ci siamo più sentiti, però insomma mandavo questi cuoricini, mia moglie che ha notato questa cosa, insomma ci è rimasto un po' ma ecco c'è un po', dice, ma finire con questi nuovi social, come dire, si stavano di nuovi rapporti. Comunque quello che volevo capire, cioè noi che siamo comunque ignoranti anche in fatto di fiordi, nel senso che è vero in Scandinavia fiordi ci sono solo dei fiordi, ma questo è un fiordo questo unico in Italia, in Europa, a parte la Scandinavia. È stato da sempre chiamato fiordo ed è praticamente uno dei pochissimi, se non l'unico, in tutto il Mediterraneo, in tutta la zona nostra. E comunque è piuttosto famoso, è uno dei luoghi più conosciuti della stessa costa d'Amalfi, mentre il paese sta sulla montagna, sulla collina, lontano dagli occhi e quindi lontano dal cuore, quel luogo laggiù è molto frequentato perché sta sulla nazionale che va da Positano a Vieti sul Mare, quindi sta a ridosso di questa strada che praticamente ha finito che inizia qua, anche è un fiordo che inizia e finisce qua, non so come il fiordo. Quali sono le caratteristiche di un fiordo? Non è un fiume? No, c'è anche un torrente nell'alveo. Praticamente è una profonda diaclasi nella roccia, nel calcare dolomitico nostro, che spacca la montagna e arriva fino ad Agenova.
ecco, e quindi scende là. Bene, 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 quindi insomma furore, ma furore ha qualche significato, cioè furore, cioè io quando dico furore è una cosa che sta prendendo... L'origine del nome può essere legata alla furia dell'acqua, del mare, del torrente. Ecco, quindi si ricollega. Terra Floris era il vecchio nome di questo paese, la terra del furore in questo senso qua. Poi ci sono altre leggende che parlano di santi buttati per aria e di sette ereticali trasferitisi qua, quindi una furia iconoclasta, per esempio, quella legata ai santi patroni buttati per aria a seguito dell'ennesima vana preghiera dei furoresi in tempi di pestilenza e cose varie. E poi c'è una leggenda che riguarda i Sacconi, una setta ereticale di Ascoli Piceno, che i cui seguaci alla morte del loro capo fuggirono e si rifugiarono qui, e qui abbiamo il nome del loro capo che si chiamava Meco, e qui abbiamo via Meco, località Meco. Quindi si pensa ad una denominazione furore di origine, come dire, erotico sessuale, ma perché questi praticavano l'amore libero e quindi con questo e tutti quelli che abitavano in questa zona gridarono allo scandalo e gridarono quindi alla furia d'amore, furia d'amore. Le prime tre e le ultime tre, furia d'amore, furore. Va, d'accordo, siamo col sindaco, quindi il furore attuale, quanti mandati, da quanto tempo è? Io sono sindaco da tempi immemorabili. Ah, ecco, dal secolo scorso, per farla breve. Ci manca poco. Sono diventato sindaco quando avevo 23 anni, adesso ne ho 75. Lei viene sempre riconfermato. Ho fatto i primi 3 anni consigliere comunale e poi dall'80 ho fatto il sindaco, con un'interruzione di 5 anni dovuta alla legge sul doppio mandato. Adesso sto facendo gli ultimi 3 anni, sono stato eletto 2 anni fa, e poi si vedrà, potrei farne ancora 5. Qui non c'è un limite qua a furore, insomma. No. Il limite c'è. È un sito che fa furore, comunque, indubbiamente. Noi tra l'altro veniamo da zone... siccome la notizia recente del sindaco di Predappio, non so se si è saputo, il sindaco di Predappio è un sindaco 24 ore, non so se anche lei praticamente lavora 24 ore su 24. Forse anche qualcosa in più. Forse qualcosa in più, e quindi lui che è la persona più onesta del mondo, infatti tutti chiaramente sono anche un po' arrabbiati, insomma, tutti un po' lo difendiamo, cioè, praticamente sarebbe andato sia al bar che al ristorante con l'autovettura del comune, perché evidentemente, essendo sempre reperibile, noi tra l'altro lo chiamiamo, lo rintracciamo sempre, qualsiasi ora, ancora, ecco, quindi, come dire, la persona più onesta del mondo, come dire, ha avuto questo... Ecco. La nonna diceva, hai perso il bue e vai cercando le corna. In Italia questo stiamo facendo. Lo diremo, al nostro professore geologo, tra l'altro, docente dell'Istituto Aeronautico, appunto forlivese, grande difensore tra l'altro di tutto quello che fece il Duce, stiamo parlando di Predappi. È chiaro che poi dopo anche lì sono quelli che non vogliono riaccendere il faro, no? Perché c'era questo faro, appunto, che sarebbe una grande attrazione, allora sembra quasi che si vada a rievocare il fascismo, quando in realtà questo sindaco è intanto del PD, ma come dire, comunque dell'opposizione, ecco. E quindi vabbè, ecco, quindi col sindaco chiaramente siamo andati a finire su queste cose, che comunque sono anche queste turistiche, ma il fatto che io abbia, come dire, scoperto, comunque sia deciso a venire qui a furore, perché ogni tanto organizzate anche degli education, so che i miei colleghi ne hanno parlato, però fondamentalmente ci si perde appunto più verso le zone della costiera amalfitana, le stelle Michelin, ecco. Però in realtà io sono arrivato in anticipo proprio perché in Napoli, provincia, ma anche Salerno, c'è un'attività tutto l'anno, quindi sono celebri ristoranti che hanno dei riconoscimenti, ma non è che ci vai solo d'estate quando ci sono i turisti, ci puoi andare anche durante l'anno, come da tutte le parti. Quindi ecco, ci sono realtà che io ho visitato, come le pizzerie, come questi che comunque sono aperti, hanno, come dire, una settimana, 10 giorni di ferie, ma non fanno solo da Pasqua
a ottobre, novembre. No, ci com'è? Sono quelli, ecco, che chiudono d'inverno, ma sono parecchi, devo dire, ecco, soprattutto nelle zone più basse. Così. Esatto. Che fondamentalmente hanno degli standard talmente alti che non li potrebbero mantenere d'inverno. No, chiudono per una serie di motivi, prima di tutto per riposarsi, in secondo luogo per consentire al personale di andare con la famosa disoccupazione e prendere quasi l'80% dello stipendio. Ah. E quindi nel periodo invernale puoi darsi ad altre attività pure. Però. Vanno a Zermatt. C'è anche questo. Vanno nelle località sciistiche. E poi, siccome d'inverno c'è scarsa affluenza, ecco, però è un fenomeno negativo questo, perché chiaramente chi viene poi d'inverno trova tutto chiuso. E... Vabbè, però ci siete voi, no? Ah, vabbè, non bastiamo. Ecco, noi siamo aperti, ma ci vorrebbe qualcosina, ecco, abbiamo in più. Una gestione noi, la nostra familiare, quindi è quella che permette, che ci consente di fare qui, ecco. Perché è come dire, già adesso, come dire, è piacevole comunque stare qua. Poi tra l'altro non è come Riviera Adriatica, che uno fa un tuffo nel mare, il mare si vede, ma in realtà bisogna raggiungerlo, ecco, quindi diciamo un'altra cosa, che il nostro è un territorio che ha anche il mare, dove il mare non è tutto, anzi, rispetto a tutto il patrimonio che abbiamo noi, probabilmente la risorsa da un lato la più accattivante, ma dall'altro lato la meno preziosa, se vogliamo, nel senso che abbiamo tante altre cose da mostrare e da far godere al turista che arriva, che partiamo dalla cucina per passare ai vini, abbiamo monumenti importanti, le nostre chiese, le nostre cattedrali, panorami mozzafiato, passeggiate lungo i sentieri cosiddetti degli dei, c'è tutta una serie infinita di risorse da mettere a disposizione del turismo, e quindi chi viene anche in inverno qui, prescindendo dal mare, ha mille cose da fare. Durante lo stesso periodo estivo, secondo me, venire in costiera per godere il mare se è un errore. Il mare va goduto in una maniera diversa dalla vasca da bagno. Cioè, per molti il mare è una vasca da bagno, io dico che questo è sbagliato. Il mare significa la pesca, il mare significa il panorama bello, significa le passeggiate in barca, significa tutta una serie di godurie. Certo. Che sono di gran lunga più importanti del bagno. E veniamo al fatto che, appunto, io mi trovo qua perché è appena arrivato il piatto di buon ricordo. Vabbè, che qui i piatti di buon ricordo fanno presto ad arrivare, nel senso che li fanno a Vietri. Ecco, il piatto del buon ricordo. Ma noi comunque non li possiamo ordinare a Vietri, noi dobbiamo comunque ordinarli. Quindi devono fare il giro. Sì. L'Unione ce li fornisce facendoli realizzare. Quindi siete freschi di... Siamo stati individuati da poco, da un paio di mesi. Questo c'è già anche, come dire, abbiamo già qualcosa anche di stampato, oltre che presente in internet. C'è una lista di questi locali, questo è il primo, perché poi qui fra Furore e Castellammare di Stabia abbiamo, giorni fa, come dire, intervistato il primo vero ristorante novità, cioè che non aveva avuto stelle prima, il cui chef ancora non ha avuto una stella, quindi è veramente nuovo, e questo è il primo di quelli che intervistiamo invece del buon ricordo, ce ne sono altri, mi sembra 6, e quindi abbiamo in campagna Osteria di Bacco, di Raffaele Ferraioli, linguine alla collatura di alici secondo Erminia. Ecco, che questo piatto, devo dire, non so se è un complimento o meno, mi è sembrato molto raffinato. Cioè, io conosco la, non so se lei prima di entrare ha provato qualche ristorante, ecco, quindi di questi del piatto di buon ricordo ne ha già provato. Sono solitamente, effettivamente, l'associazione. Questo piatto di buon ricordo è fatto con la pasta di Gragnano, chiaramente. Sì. Quindi è già un'eccellenza questa. Poi ci mettiamo questa salsa fredda, una sorta di pesto, ecco, con olive nere, olive verdi, qualche cappero. Quindi gaeta, le olive cosiddette nere, che in Liguria sono le taggiasche, lì a Gaeta sono comunque scure. Sì. Ecco, e quindi... E poi abbiamo logicamente la colatura, che è ecco, una chicca veramente, è un poco lontana parente del garum degli antichi romani. Sì. Produceva soprattutto a Pompei antica, ah, e si produceva il garum mettendo
in grossi orci, rigaglie di pesce e cose varie, poi si mettevano a macerare, poi si aggiungeva del rosmarino e anche dell'origano e si realizzava questa salsa a prima vista anche maleodorante, che però veniva utilizzata per insaporire le verdure. Da noi invece la colatura si ottiene estraendo il succo dalle alici salate, che è un succo che affiora sul vasetto delle alici. Che si dovrebbe buttare. Invece ha un profumo e un sapore straordinario ed è un condimento che viene usato per condire questo piatto. E viene prodotto quasi esclusivamente a Cetara? Viene prodotto quasi esclusivamente a Cetara, che è un paese qua della costa che sta sulla strada che va da Amalfi a Maiori a Vietri. Ecco, quindi una fettuccina, un piatto di pasta diciamo in verticale, se vogliamo, non è che la fettuccina viene spiattata. Il piatto è molto elegante, molto raffinato, è diverso da altri gustosissimi quanto vuoi. Questo è un piatto abbastanza chic, se mi posso permettere. Essere il piatto nostro del buon ricordo, deve essere un piatto che lascia tracce nella memoria di chi lo mangia. Ecco, no, effettivamente è molto, molto elegante, ecco, quindi molto elegante. Io ho avuto poi modo di provare altre cose. Questo è il piatto del buon ricordo, però effettivamente, come diceva lei, qui ci sono delle specialità, perché abbiamo questi totani piacevolissimi. Con patate è il piatto del contadino pescatore di questa zona, perché noi qui abbiamo una cucina che coniuga mare e terra, sapori di mare e sapori di terra, e che praticamente viene definita la cucina della volpe pescatrice. Volpe pescatrice per il motivo semplicissimo: lei ha qui un pannello di ceramica, quello molto bello, sì, con l'immagine di un mostro che ha un corpo di lumaca, e sarebbe la casa, la lumaca messa fra il carapace, casa messa fra il mare e la montagna, quindi c'è la coda di pesce, la testa di fiera, e sarebbe il territorio, e sotto c'è una volpe che insegue dei pesci, sette pesci, sette numero magico, e questa volpe sarebbe poi l'abitante che si spinge a mare per bisogno, per fame, e così viene ritratto su questo simbolo che è straordinario, è la sintesi di tutto il territorio. Si chiama appunto la volpe pescatrice, e la cucina noi continuiamo a chiamarla cucina della volpe pescatrice per questo motivo qua. Cioè, di questo personaggio, contadino, pescatore, con un qualcuno con un piede in barca e uno in vigna, perché l'agricoltura nostra, bisogna dirlo, è soprattutto la viticoltura. Ecco, viticoltura, che è una viticoltura estrema, perché qui è vero, qui si passa dalla montagna, si passa al mare. Qui ecco, il territorio impone fatiche enormi. Perché bisogna portare su e giù a spalle tutto quello che serve, praticamente i giovani si allontanano. E si allontanano anche perché, io lo dico sempre, il turismo è ladro di posti di lavoro, perché il turismo attira il giovane e lo dissuade eventualmente darsi all'attività agricola. Quindi la presenza del turismo paradossalmente è un aggravante. Anche se in realtà bisogna far vedere che c'è una sorta di continuità. Noi lo vediamo anche nei celebri ristoranti stellati, dove fanno pane eccezionale, però se gli chiedi una pizza non te la faranno mai. Ecco, e quindi se quello che serve comunque al ristorante, all'albergo, no? E si è messo a fare il cameriere come il cuoco o il sommelier, grazie anche a Master Chef, eccetera, eccetera, in realtà, come dire, poi ritornano alla terra, nel senso che dovranno andare a visitare le cantine, dovranno anche venire qui, a vedere. L'agricoltura non la si può assolutamente abbandonare, perché l'agricoltura significa manutenzione, presidio dei terrazzamenti agricoli, e per evitare che gli smottamenti, le frane, logicamente facciano i loro danni spesso irreparabili. Bene. Quindi l'agricoltura dobbiamo... come dire, tutelarla, salvaguardarla, curarla, assecondarla, dobbiamo fare in modo che nei nostri terrazzamenti esista e continui ad esistere il cosiddetto contadino, che oggi non si chiama più contadino ma agricoltore, perché è cambiato anche questo, l'agricoltura diventa un'attività multifunzionale.
e noi... serve tantissimo anche ai fini, come dicevo prima, sociali. E poi abbiamo provato anche una pasta che fate in cucina, sono degli gnocchi, sono praticamente rigati. Gli indunderi, si chiamano indunderi. 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 Ah, N dunderi. Indunderi, e sono tipici di minori. Quando la costa... Minori chiaramente confina con maggiori. Esatto. Quando la costa d'Amalfi aveva la presenza di tutta una serie di pastifici, praticamente Minori primeggiava in mezzo a questa realtà. Poi arrivò il treno a Gragnano e quindi automaticamente tutti questi si furono costretti a spostarsi dall'altro versante. Ah, per questa ragione. E questo esodo è stato romanzato da Orsini Natale, Maria Orsini Natale, che ha scritto quel libro bellissimo, si chiama Francesca Innunziata, dal quale è stato tratto anche un film, interprete la Loren. In questo libro si racconta la diaspora dei pastai di Amalfi che si trasferirono dall'altro lato. Per esempio, a Feltra, pastificio di Gragnano, e a Feltra è un cognome amalfitano. Basterebbe citare il famoso giornalista. Ah, ecco. Io tra l'altro quando passo da Gragnano mi chiedono dove la facciano la pasta, fra parentesi. A Gragnano ci sono i più grossi pasti. Sì, sì, quello indubbiamente, però essendo una insomma è un posto, come dire, che dovendoci passare, no? anche arrivando qua si passa comunque da Gragnano. E non hai proprio l'idea anche perché si racconta che questa pasta è esposta al vento, no? Al vento particolare. Le condizioni ambientali che offre Gragnano sono proprio queste: c'è un corso che è molto ventilato e che quindi consente una sciugatura naturale molto rapida, abbastanza rapida rispetto ad altri posti. Poi c'è praticamente un'acqua. Cosiddetta acqua della forma. Perché poi voi avete tutto brandizzato, però è un termine brutto effettivamente, brandizzato. Detto sinceramente, sono queste, ad esempio c'è l'elisir che viene preparato qui, viene servito insieme dei biscottini, quindi c'è la sua caraffina, sempre ceramica di vetro, immagino. Ecco, tutto personalizzato, quindi è tutto, ecco, tutto perfetto. Ecco, quindi... Curato, diciamo. Ecco, curato, però insomma... Adesso lo fanno anche le grandi compagnie che brandizzano, però qui sono convinto che il turista... Ad esempio anche il nostro caro Pulcinella, come vedete, ecco, pure lui, come dire, riporta, ecco, quindi il luogo. L'ospite ha bisogno di provare delle sensazioni di accoglienza, di cura, di attenzione, perché quando si va in un posto bisogna trovare il calore umano. Ma sai cosa pensavo io stamattina? Pensavo, ma va a finire che questo servizio impeccabile che vediamo anche nelle grandi città, questi standard internazionali, va a finire che nascono qui, cioè in un posto come questo dove arriva qualcuno come me che si gode questi giorni, questa piacevolezza e non vuole andare da nessuna parte, chiaramente ci sta il più possibile, magari ci abita da una vita, come dire anche lei, come noi, ha voglia di andare a vedere qualcos'altro, però lei vive in un posto magnifico dove uno arriva e dice dove devo andare, sto qua, quindi viene coccolato e quindi penso che nasca qui questo che molti... Ci sono tre tipi di turista, perché lo psicologo individua il cosiddetto vacation, il vacanziere, quello che ha bisogno di trovare il suo relax, la sua calma, la sua tranquillità. Poi c'è il sightseer, l'esploratore, quello che va a caccia continua di novità, di scoperte. Sì. E poi c'è il drifter che gode, il vagabondo, diciamo, il dinamico, che gode proprio dello spostarsi in continuazione dell'andare da un posto all'altro. Tipo Naomi Campbell che... Le tre condizioni sono riscontrabili anche nella stessa persona a seconda dei periodi di vita, delle condizioni, dei posti che visita, tutta una serie di cose. Noi qui abbiamo il vacation, cioè il vacanziere soprattutto, perché viene per riposarsi, rilassarsi, le vede, c'è un silenzio assoluto, e non è una cosa riscontrabile facilmente assoluta. Ci sono panorami splendidi, c'è un clima particolarmente mite, che siamo a 450 metri sul mare qui. Ci sono tutte le condizioni per creare
un momento di felicità a chi arriva. E siccome noi dobbiamo ricercare la felicità, ci siamo. Ecco che quindi qui non hanno bisogno di creare, di fare la moda, cioè di inseguire le mode, perché siete forse già la moda. Io vedo questi piatti diversi, no? Tutti anche se simili, comunque diversi, fatti da artigiani, sì, che vanno molto di moda ultimamente, ecco, quindi giocati fra il blu e il bianco. Esatto, quindi c'è tutta questa, insomma, che sono poi i colori nostri, blu, ecco, bianco. Quindi parte, alla fine parte tutto dal di qui. Ma il avete bianco nelle case, il blu nel mare, nel cielo. Quindi per decidere questo piatto avete dovuto un se po' riunirvi per scegliere questo, c'era qualcuno che voleva di voi, della famiglia? Con gli amici della Unione abbiamo. Anche loro vi hanno consigliato? Sì. Ecco, quelli erano i candidati? Ah no, io non, questo non lo so che come piatto. Che siamo stati interpellati, abbiamo... ma voi come piatto, nel senso che avete vari piatti? Avevamo candidato anche le ferrazzure alla Nannarella, che sono dedicati alla Magnani. Ecco, ci sono? Che sono praticamente della pasta fatta in casa, sì, condita con pomodorino del pienolo, pancetta di pesce spada affumicato e altri ingredienti. E sono anche questi molto profumati, molto buoni. Poi altri piatti che facciamo noi interessanti sono appunto i totoni con le patate, ma è un secondo piatto che è caratteristico, come dicevo prima, di questa zona, e poi un'infinità di altri piatti classici della cucina napoletana. E quindi ha avuto la meglio le linguine, che sono quindi di pastificio di Gragnano, quindi è una pasta comunque secca, ecco, mentre invece quei gnocchi rigati di prima, i nudoli sono fatti in casa, ecco, quelli sono freschi, quelli vengono fatti in cucina dal nostro chef. Quindi usate, chiaramente siamo nella patria appunto delle paste secche, ma ce ne sono anche fatte bene, quindi un buon inizio di piatto del buon ricordo per l'albergo, che si chiama come ristorante, quindi Bacco. Chi è che ha dato il nome? Chi fu? No, fu il nonno negli anni 30, nonno, sì, ecco, che produceva all'epoca un ottimo vino, che poi dopo dei vini che adesso produce mia cugina, diciamo, sì. Chiamò questo ristorante appunto Bacco, quindi lo dedicò al dio del vino. E quindi lo troviamo chiaramente nelle immagini qui, girando. C'è stato un, ecco, adesso magari abbiamo parlato di cucina perché il piatto del buon ricordo è questo, però molti di questi ristoranti hanno comunque anche le camere, ecco perché poi sono poco passati i collezionisti. Hanno fatto un fine settimana, sì, qui adesso, da poco. Hanno fatto un fine settimana, l'ultimo fine settimana. Praticamente noi abbiamo 20 camere, abbiamo quindi questo piccolo albergo. Le camere sono anche un poco disseminate. Tutte vista mare? Nel giardino, vista mare, tutte vista mare. E portano i nomi di canzoni napoletane, quindi lei quando arriva qui ha una camera, non la numero 124, ma la Maliziusella, la Reginella. Ah, Reginella, che è una canzone? La Lazzarella. Ecco. Cioè i nomi dei cantanti di cantanti. Ma ci sono anche delle esibizioni qui, quando in stagione avete... Lei suona la chitarra fra i tavoli? Tutte le domeniche quasi la posteggia, questo famoso gruppo di cantanti. Ah, ecco. Come giù a Sirenus, no? Sirenus, dove appunto... La posteggia è un gruppo classico di cantanti, ecco, che va in giro nei ristoranti per accontentare. A tavola lei mette in moto la vista, mette in moto l'udito. L'udito no. E quindi... Ecco, arrivano e ti eseguono magari l'Happy Birthday. Con i suoni della posteggia e mette in moto anche la vista. È l'udito. E siccome c'è qualcuno che dice che per godere bisogna mettere in campo tutti e cinque i sensi in contemporanea, allora si ottiene questo risultato. Che poi devo dire che sono capitato, adesso questa è un po' una storia che con un esperto chiaramente degli alberghi, no? Dell'hotellerie, no?
dell'Oreca, si dice così, no? Questi termini, hotel, restauration, catering, Oreca, con l'H davanti. Ah, sì. C'è questa che sembra una cosa, in realtà è quello di cui ci occupiamo noi, che è una cosa che devo dire a lungo andare mi capita, cioè arrivare in un posto dove sei già stato, dove hanno praticamente il tuo nome con la data di nascita e magari anche della tua accompagnatrice della volta precedente. Sì. Quindi se tu poi capiti appunto in un albergo e vedono che tu sei che dovresti essere con questa appunto signora, potrebbe essere anche l'amante, ecco, quindi ti arriva poi la torta, secondo me si rischiano di fare un po' delle figuracce. A me è capitato tra l'altro proprio giù a Positano, quando arriverò la Stella Missa, perché mia moglie compiva gli anni, ecco, quindi, e chiaramente appena vedono nei documenti, non so se lo fate anche voi, che c'è un compleanno, chiaramente sì. Poi c'è un'attenzione particolare. E devo dire che a distanza di un po' di tempo, questi social network, non so come faccio, che sono dei computer, gli spider, praticamente individuano una foto particolare di due persone, che con un algoritmo particolare capiscono che quello è il momento. Ci hanno preso in pieno, perché io sono in una situazione come questa, dove si vede la classica collinetta di Positano, sì. No? Dalla finestra, e in quell'occasione mi ricordo ci eseguirono anche questo brano musicale al tavolo, che è praticamente la cosa, no? Tipica di qua, ecco, quindi è il momento, è il compleanno più bello in assoluto che puoi fare, proprio per le ragioni che lei diceva, ecco, che metti in moto un po' tutti i sensi. Questo è un piacerissimo ricordo. Bene, allora io col sindaco, come dire, mi do l'appuntamento a un'altra occasione, è stato piacevolissimo. Venga, ci venga a trovare. Vediamo un po', anche se devo dire. E lo stesso molto bene. Rivolgo a chi ci sta ascoltando in questo, ecco, momento. Quindi Bacco 3 stelle di categoria. Sì. Ecco, perché sono sufficienti, ve lo posso assicurare, anche se qualcuno offre il doppio. Perché qui comunque di base c'è la bellezza. Offre il doppio anche a livello di prezzo. Forse anche qualcosina in più. Forse con uno zero in più. Ecco, in molti casi. Ecco. Bene, grazie al nostro bravo sindaco del buon ricordo. Buone cose, buon lavoro. Vediamo. Abbiamo fatto. Mi devo prendere la cartella che sta qua. Bene, noi ci sentiamo, vediamo se ci sentiamo sulla rotazione dove stiamo entrando, e comunque sicuramente domani mattina alle ore 8:20. Bene, amici su Periscope, scusate se non sono riuscito a leggere tutto quello che mi avete detto. Se volete, prima di chiudere, vi faccio vedere un attimo alle spalle, vi faccio vedere, spero si veda bene, la situazione. Ecco, che in realtà mi ero collegato proprio esattamente qui, proprio per farvi vedere il mare. Ecco qua. Bene. Sì, è molto bello, insomma, che ci sia il sole, il mare, eccetera, eccetera, ma devo dire non potrei condurre una trasmissione, una rassegna stampa in queste condizioni, perché non riuscirei molto ovviamente a leggere nulla. Ero così per farvi capire, perché siamo, mi diceva poco fa il primo cittadino in furore, insomma, siamo a 600 metri di altezza e quindi proprio siamo a picco sul mare. Furore. Bene, quindi anche con voi amici di Periscope, dobbiamo vedere strada facendo di beccare, se non è un ristorante stellato, magari una pizzeria a tre spicchi, perché in questi giorni poi non ve ne ho parlato, magari visto che non devo leggere nulla andiamo un po' a braccio, vediamo di fare un sunto delle puntate precedenti. Quindi siamo partiti all'alba di sabato mattina, siamo arrivati in questa nuova Stella Mission 2017, il primo, devo essere sincero, il primo dei ristoranti che abbiamo contattato, che non conoscevamo, appena presentata la guida Michelin. Anzi, devo dire che proprio il 15 novembre ci hanno proprio risposto prontamente da Castellammare di Stabia, chi era rimasto lì, perché chiaramente lo chef stava ancora a Milano alla presentazione, e quindi potevamo quasi partire immediatamente per
come dire, essere veramente sulla notizia, come poi abbiamo detto e scherzato con il famoso pizzaiolo Enzo Coccia, appunto in quel di Napoli. Quindi è stata questa cosa, devo dire, molto interessante, dove effettivamente il ristorante ha un alto livello grazie ai due giovani proprietari, insomma c'è ancora il papà che griglia e si occupa di questo, è stato anche un bravo pizzaiolo sempre lì a Castellammare di Stabia, e lui è stata una bella esperienza, perché effettivamente il ristorante si capisce che è molto molto forte proprio grazie a questi due fratelli che stanno in sala, di altezza differente, tutte e due devo dire molto carini, se non piace uno piace sicuramente l'altro, ve lo posso garantire. Dopo quelle chiaramente non sono cose, ecco, di cui mi devo occupare io, quindi comunque c'è la scelta, ecco, quindi le signore che tra l'altro, come dire, in certi locali vanno sempre molto volentieri, e devo dire abbiamo visto una buona affluenza anche all'ora di pranzo, perché il grande problema di questi locali è appunto che sono frequentati solo la sera, sono ristoranti molto noti, ma poi sono anche impegnativi come prezzo. Questo Piazzetta Milù in realtà è il ristorante con la stella Michelin meno caro, cioè il menù più costoso, non so, 70-75 euro, costa come la proposta menù di tutti gli altri ristoranti che hanno almeno una stella, per farvi capire, l'abbiamo detto anche in diretta. Quindi una bella esperienza questa Castellammare di Stabia. Poi ecco, non me ne voglia il sindaco di furore e qui anche factotum della Costiera Amalfitana, praticamente Castellammare di Stabia adesso stanno facendo dei lavori, li stanno terminando, però è una sorta di Amalfi. Io poi vedevo in un video da praticamente Franco Pepe, quindi a Caiazzo, vedevo questo video dove fanno vedere vietri sul mare dall'alto, e si potrebbe scambiare Amalfi con vietri sul mare visto dall'alto, perché questi luoghi che sono chiaramente sullo stesso mare, sul Golfo di Napoli o comunque in Costiera Amalfitana, comunque più o meno sono simili, quindi c'è questo lungomare e quindi ci sono chiaramente degli edifici, degli alberghi visti dall'alto. Devo dire, uno sinceramente vale l'altro. Anche questo di Castellammare di Stabia, una volta chiaramente installati lì, comunque non è da buttare via, ecco, detto sinceramente. E quindi tra l'altro questo ristorante si trova proprio nella parallela del lungomare, quindi è la parallela adiacente al lungomare di Castellammare di Stabia, e quindi insomma come location devo dire non è male, anche perché siamo fra Napoli e la Costiera Amalfitana, proprio lì nel mezzo, come canta Luciano Ligabue. Lasciato questo ristorante, poi ci siamo avviati verso Franco Pepe, dove dovevamo alloggiare, tra l'altro nell'unica pizzeria che ha un riconoscimento tre spicchi sulla guida del Gambero Rosso, che offre anche, mi sembra, due o tre camere. E quindi siamo avviati verso Caiazzo, passando da Ottaviano. Quindi abbiamo messo l'indicazione del navigatore, siamo usciti da Castellammare di Stabia, abbiamo pagato in anticipo 2 euro e abbiamo detto: come mai, li volete subito? Insomma, abbiamo scherzato un po' su questa cosa, perché chiaramente sono tutti molto simpatici in campagna, e mi diceva appunto il signore che stava lì alla biglietteria, chiamiamola così, mi diceva che con 2 euro praticamente, aggiungendo qualcosa, si arriva fino appunto a Caserta. Vabbè, facciamo pochi metri e dobbiamo, secondo il navigatore, uscire quasi immediatamente, cioè abbiamo pagato 2 euro per poi prendere questa strada che sì, ci ha portato effettivamente ad Ottaviano, ma non era chiaramente autostrada, cioè abbiamo pagato 2 euro praticamente per niente. Poi ci hanno spiegato che funziona così, chiaramente quelli del posto sanno che devono evitare questo casello e comunque non spendere nulla, ecco, quindi non perdere neanche tempo, ecco, detto sinceramente. Quindi poi, arrivati ad Ottaviano, abbiamo trovato questo posto sperduto, chiedendo, informandoci, anche lì c'erano dei lavori. Comunque siamo arrivati in questo luogo che si chiama Villa Giovanna, ed è un posto in cima al Vesuvio, ma comunque in un posto più alto, raggiungibile in auto, perché poi lì finisce la strada, alle pendici appunto del Vesuvio, dove appunto c'è questa pizzeria
che ha cambiato vari pizzaioli, attualmente c'è la moglie del proprietario che propone questa pizza cosiddetta tre spicchi che purtroppo eravamo a metà pomeriggio, purtroppo non ti hanno ancora fatto assaggiare, ecco, quindi avremo modo di passare o una domenica pranzo comunque nelle serate di apertura per provare, ora che sappiamo esattamente dov'è, e come dire, Ottaviano poi in realtà è facile da raggiungere, però non da Castellammare di Stabia, ecco, per vie traverse è meglio raggiungere, che so, da Caserta, ecco, quindi c'è una superstrada che poi esce in prossimità appunto di Caserta, quindi terremo in considerazione i nostri appunto appuntamenti. E mi dispiace non essere in onda in radio, però volevo giusto salutarvi con questo riassunto che, come dire, fa anche un po' il punto della situazione ora che dobbiamo tornare. E quindi poi da Ottaviano a praticamente Caiazzo, diciamo, ci avanzava del tempo, e abbiamo si contattato un altro posto che sta da quelle parti, sempre con i tre spicchi, con uno chef che è uno chef pizzaiolo che ha un cognome abbastanza noto nella ristorazione, perché sono alcuni che hanno lo stesso cognome, un po' come gli Izzo, potrebbe essere anche gli Izzo, ma soprattutto Pepe. Esiste un pasticcere, esiste un cuoco con la stella Michelin, esiste appunto questo con tre spicchi, quindi ci sono cognomi che, devo dire, funzionano in modo particolare appunto nell'oreca, come dicevamo prima con appunto il sindaco. E quindi, diciamo, sì, abbiamo tentato di andare a vedere qualcosa, ma devo dire ci eravamo un po' incasinati, perché ancora non conosco perfettamente bene un po' tutti i luoghi, come raggiungerli, come sia meglio arrivare, e quindi anche come fare un itinerario, perché se sai che chiaramente c'è in prossimità di Ottaviano un'autostrada, ti conviene arrivarci in autostrada, dopodiché di lì ti sposti magari per via traverse. Quindi diciamo che poi siamo arrivati comunque prontamente in quel di Caiazzo, e lì abbiamo passato la serata, ci siamo resi conto che dormivamo in una pizzeria, come è vero, ce ne sono parecchie appunto a Napoli, dove praticamente non si può prenotare, si arriva, si entra in lista d'attesa. Adesso da Franco Pepe a Pepe Ingrana, Pepe Ingrani, praticamente sì, si prenota durante la settimana, si può prenotare. Ma poi i più vanno e attendono, quindi si mettono in lista d'attesa, si libera un tavolo e quindi appunto si accomodano. Poi si può fare la degustazione, scegliere magari, se siete in sei, di prendere appunto e pagare, quindi sei pizze che poi vengono servite praticamente un po' come se fossero delle portate del ristorante, però tutto a base di pizza, quindi sono insomma delle formule particolari. Poi ognuno di questi ristoratori pizzaioli, come dire, ha le sue strategie, però in generale devo dire in campagna comunque vi posso assicurare che c'è un prezzo sotto i 10 euro delle anche pizze più costose, quindi c'è una sorta di manifesto dove la pizza con la bufala, margherita con la bufala, comunque costa 8 euro col fior di latte magari 6, poi c'è quello che fa 6,5 e 8,5, ad esempio è capitato ieri a 50 calò che ha messo mezzo euro in più, ma in generale i costi, devo dire, molto bassi. Poi se pretendi qualcosa di molto costoso, chiaramente si può fare, ma in carta siamo sotto i 10 euro, quindi il risultato finale sicuramente del giro in campagna nelle pizzerie è che al sud, anche se non siamo proprio nell'estremo sud, ma siamo diciamo sul centro, in un certo senso, è che comunque la pizza, non dico che è un piatto povero, ma quasi, nel senso che comunque nelle pizzerie anche le più quotate, dove hai appunto, no, questo livello appunto alto, in realtà i prezzi si mantengono, è il numero di clienti che appunto cambia, nel senso che inizi con la fila alle 11.30 a pranzo e chiudi verso le 15.30, ecco, e quindi sono clienti che di continuo chiaramente attendono, aspettano e chiaramente gustano la pizza. Poi sono quelli che tendono più ad avere un prodotto monoprodotto, quindi fanno la pizza ma non fanno il caffè o non fanno i dessert, perché perderebbero tempo inutilmente. Poi magari in giro ti fai un gelatino, ti fai un caffettino magari al bar e non certamente con la cialda, ecco, perché poi le pizzerie in certo senso sarebbero costrette a fare una cosa del genere. Quindi l'esperienza da Franco Pepe
chiaramente ai massimi livelli, anche perché non siamo in centro a Napoli, siamo in un posto dove poi parcheggi e prosegui a piedi, un po' come certi luoghi in Francia, ma ce ne sono sicuramente anche in Italia. Mi viene in mente, che so, Bertinoro, ecco, quando si andava ad esempio a Bertinoro da Casson, e mi ricordo le lunghe file, quindi l'attesa quasi come dal dottore, appunto, per mangiarsi appunto una pizza. Quindi dopo l'esperienza, diciamo, di Franco Pepe, la mattina seguente non abbiamo incontrato Franco Pepe, che è stato trattenuto a praticamente all'Albereta, dove ha appena aperto uno chalet della pizza proprio all'interno del Relais Chateau di Marchesiana Memoria. E quindi siamo partiti, abbiamo raggiunto Caserta, quindi abbiamo incontrato Rosanna Marziale, e quindi abbiamo provato la sua cucina all'ora di pranzo, devo dire domenicale, devo dire il pubblico delle grandi occasioni. Abbiamo provato un ristorante, devo dire con le spalle larghe, un ristorante dove confeziona in questo periodo delle ottime colombe già in previsione della Pasqua, ma già anche delle belle zeppolone a un buon prezzo, tra l'altro, che sono caratteristiche della festività di domenica prossima, che è quella di appunto San Giuseppe. Quindi abbiamo trovato effettivamente un ristorante dove c'è una sommelier, ecco, devo dire, ampie sale, possibile anche parcheggiare quasi di fronte, visto che siamo praticamente a pochi passi dalla regia di Caserta. Quindi devo dire, è stata una bella esperienza. Poi Rossana Casale ha anche messo a punto, visto che si trova in provincia di Caserta, quindi mozzarella anche di bufala casertana, e quindi ha messo a punto quattro piatti che sono delle finte pizze, sembrano delle piccole pizze col cornicione alto, in realtà è tutto a base appunto di formaggio, magari riempito con dell'ottimo pane, ma come dire, sì, il sapore magari può essere quello, ma non possiamo parlare di pizza, ecco, quindi non parliamo di questo impasto della pizza, e quindi non andrà mai nella guida delle pizzerie, non potrà mai andarci. E quindi, pur avendo la stella Michelin, Rosanna Marziale chiaramente non ha il problema, che penso che sia un problema che non esista, cioè di proporre come uno dei tanti piatti che vengono serviti in ristoranti gastronomici pure una pizza. Vabbè, dopo questa esperienza, chiaramente un giro alla Reggia di Caserta, quindi una lunga camminata per vedere un po' tutta la Reggia, i giardini, la parte appunto esterna, ma anche gli appartamenti all'interno, e poi arrivare praticamente in quel di Napoli, l'albergo che tra l'altro pure questo vi dovevamo presentare come nuovo albergo della guida Michelin, un albergo di Sharm, che si trova tra l'altro in una delle vie più conosciute, una traversa di via Toledo, via Roma, appunto a Napoli, quindi proprio in mezzo ai negozi, che è via Santa Brigida, dove tra l'altro c'è anche una famosa pizzeria storica, che era proprio di fronte dove noi eravamo alloggiati al terzo piano, all'hotel Santa Brigida. E pure dire, è stata una bella esperienza. Abbiamo lasciato il bagaglio, siamo poi proseguiti verso invece questo re proprio napoletano della pizza, detentore di due o tre spicchi, due locali tra l'altro vicini sulla stessa via, numeri civici differenti, e anche proprio locali differenti, cioè diciamo praticamente la notizia autentico, che era aperto tra l'altro di domenica sera, e poi quello invece chiuso è quello diciamo un po' più gourmet, ecco, che pure quello ha tre spicchi. E abbiamo provato questo sfizio, che invece mi sembra ne detenga due di spicchi, che devo dire è come dire la versione più trendy, diciamo, dei locali di Enzo Coccia, che è veramente il Coccia di tutti questi di questi pizzaioli, anche perché è quello che sta proprio all'ingresso dei vari ristoranti, riesce a muoversi da un locale all'altro, quindi smistare quelli che sono in attesa nel locale adiacente che si sta riempendo magari per l'aperitivo, e mangiare magari la pizza fritta che magari nel locale dove hai prenotato, come dire, non te la fanno, ecco, perché sono come dire, locali monoprodotto, ecco, quindi lì vai, mangi quella cosa e te ne vai, e quindi il caffè, come dire, o il sorbetto, ecco, il limoncello, come dire, te lo vai a prendere in un altro dei suoi locali, o comunque appunto da un'altra parte, proprio per permettere appunto la grande affluenza
appunto di coloro che chiaramente vogliono gustarsi questa pizza mo veramente di pizzeria. Quindi è stata una bella esperienza anche quella di domenica sera, quindi a Napoli, giornata in cui mediamente parecchi sono, devo dire, chiusi, chi lunedì, chi la domenica, e quindi insomma abbiamo fatto questa cosa. Poi l'esperienza in albergo l'abbiamo raccontata ieri mattina in diretta, in questo punto albergo che vi dicevo. Siamo poi, una volta sistemato tutto, siamo poi partiti alla volta di queste insomma celebri pizzerie a Napoli, che si raggiungono anche a piedi volendo. Peccato che si passi da una situazione all'altra, cioè Napoli è un po' così, anche in pieno centro praticamente esci da via Toledo e sei già nei quartieri spagnoli, ecco, quindi c'è una situazione effettivamente che ti può lasciare un po' titubante, ecco, detto sinceramente, ma ce l'abbiamo appunto fatta. Quindi abbiamo un po' girovagato, partendo tra l'altro da Sorbillo è praticamente in via dei Tribunali, siamo dietro l'università appunto di Napoli, e appunto questo edificio storico, che comunque è stato adibito a pizzeria negli anni 30, quindi potremmo dire da tre generazioni, anche il Sorbillo tra l'altro sono addirittura 21 fratelli, comunque una famiglia molto numerosa, che viene raccontata chiaramente una volta che voi andate, non dico prenotate, comunque vi mettete in lista d'attesa per poter appunto accedere a questo luogo, appunto frequentato chiaramente da molti giovani universitari, ma anche da tanti che sono in giro. Il locale, devo dire, molto, molto bello. Poi c'è anche un privé sotto che io ho visto, ma in realtà la pizza chiaramente l'ho mangiata in mezzo alla clientela, la vera clientela appunto di Sorbillo, e devo dire questo mi ha fatto molto piacere. Ma è chiaro che torneremo, molto ovviamente proveremo anche questa esperienza che fanno gli amici, gli addetti ai lavori, che hanno un contatto diretto con questo appunto Gino Sorbillo, che è appunto lo chef, ecco, quello che anche ha detto alle pubbliche relazioni che ha chiaramente anche il fratello che prepara le pizze, perché c'è un grande affare in cucina, sembra quasi la console di un famoso DJ, dove appunto ci sono tante persone attorno che hanno chiaramente libero accesso, sì, perché poi c'è sempre il cerchio che è un po' come il disco alla fine, e quindi ecco, l'effetto può essere quello, ma si vede che insomma il pizzaiolo deve tenere anche un certo ritmo, deve fare un certo numero di pizze, perché anche la velocità è importante in questo caso. Se poi esistono al nord delle pizzerie dove, come dire, anche la lievitazione è più lunga, eccetera eccetera, perdono più tempo per fare appunto una pizza e te la fanno pure pagare, quello chiaramente è un altro discorso, ma nasce, immagino, a proposito di pizza, nasce tutto comunque a Napoli, comunque attorno a Napoli. Il nostro giro poi è proseguito, di lì siamo andati verso adesso mi viene a dire Madernassa, ma non è la Madernassa, perché la Madernassa sta da un'altra parte. Comunque siamo andati in una diciamo pizzeria, una pizzeria praticamente con le rotelle, cioè una pizzeria diciamo da sport, dove fanno i fritti, e che è l'unica tra l'altro a ottenere questo risultato, non dico in campagna, ma sicuramente a Napoli, mentre invece c'è una decina sicuramente di tre spicchi. E quindi ecco, abbiamo in quell'occasione abbiamo provato questa, che è veramente una friggitoria, abbiamo provato questa saletta dove praticamente è possibile mangiare questi fritti, che ti vengono praticamente portati a modi di cartoccio di insomma, pizza appunto da sport, viene come dire, servita sul tavolo, tu apri il cartoccio, che chiaramente mantiene anche caldo il suo contenuto, e lì abbiamo fatto questa esperienza. Devo dire, siamo nei pressi della stazione, fra la stazione, se vogliamo, e il porto appunto di Napoli, anche diciamo il punto dove poi si entra anche in tangenziale, come appunto in autostrada, in questo locale. Poi abbiamo visitato anche questa sorta di Italy, che Italy non è che eccellenze campane, dove si vendono i prodotti campani di alta qualità, come sicuramente anche da Italy. E qui abbiamo visto poi questo locale che detiene i tre spicchi, che in realtà è sì un locale che fa la pizza, ma assieme al pizzaiolo Uolo praticamente vengono servite anche altre cose, e magari anche piatti di cucina
Ecco, cosa succede? Che il pizzaiolo in questo contesto ha una percentuale comunque in cassa solo dal suo prodotto, nel senso che se a un tavolo prendono due pizze e due piatti di pasta, chiaramente quel conto lì va in parte uno, in parte appunto l'altro. Quindi c'è una situazione che non c'entra nulla, secondo me, con tutti gli altri come Sorbillo, come La Notizia, che sono poi questi più rinomati, che a parte avere i tre spicchi nella guida del Gambero Rosso, praticamente sono anche al top al mondo. Ecco, quindi ci sono liste mondiali delle migliori pizze, anche città dove mangiare la pizza, dove si vede che pizza mangerai nella tale città, Venezia ad esempio. Ecco, quindi è più una guida turistica, nel senso che vuoi andare a Venezia, vorresti sapere anche chi fa una buona pizza, comunque com'è la pizza lì, nonostante magari Venezia non sia proprio una meta di grandi pizzerie, però essendo talmente importante, diciamo, la classifica mondiale segnala in America come in Europa appunto questi luoghi, e chiaramente ci sono anche questi, diciamo, napoletani, alcuni napoletani che sono riusciti ad accedere in questa classifica, che porta chiaramente tanti turisti. Poi giro, diciamo, di lì è praticamente proseguito dalla parte opposta grazie a un servizio di treni metropolitani, cioè una linea praticamente parte dalla stazione centrale di Napoli, che sia metro che comunque treno, è un po' come New York, ecco, la metropolitana è un po' così, sono treni un po' come il passante anche a Milano, sono treni che poi proseguono anche verso, non so, Varese, Como, eccetera, eccetera, ma fanno anche alcune linee appunto urbane. In questo caso c'è c'è questa linea che porta poi al mare, e quindi abbiamo fatto una Mergellina, abbiamo fatto la fermata Mergellina, dove tra l'altro c'è 50 calò. Prima però di prendere questa linea underground, che io non avevo mai preso a Napoli, devo dire è andata bene, nessun problema, abbiamo dato anche un'occhiata a un'altra pizzeria storica, che è Michele. Anche qui locale, devo dire, a parte storico, locale che può ricordare molto Cocco Lezzoni. Infatti, come siamo arrivati, abbiamo visto la foto di Matteo Renzi, che chiaramente aveva provato la pizza in questo posto appunto da Michele, dove chiaramente all'ora di pranzo c'è la fila fuori, che è chiaramente come dire, la cosa che accomuna un po' tutte queste pizzerie celebri appunto di Napoli, che hanno tra l'altro i tre spicchi, o se non ne hanno tre ne hanno due, o comunque fanno parte di questa lista delle migliori pizze al mondo. Ci sono poi reunion di chef, ricordo Estravaganza Mediterranea molti anni fa, appunto qua in campagna, aveva anche invitato appunto una pizzeria ed era appunto da Michele. Ecco, quindi è vero, ci sono i tre spicchi, ma poi ci sono anche quelli, come dire, noti magari da molto più tempo, ecco, perché la guida delle pizzerie non esiste da più di 10 anni sicuramente. Ebbene, quindi anche questa, devo dire, è stata molto interessante. Poi magari qualcosa mi sta sfuggendo in questo girovagare, perché poi abbiamo avuto un incontro alle 16.30 col pizzaiuolo praticamente di 50 calò, che tra l'altro fa parte della famiglia dei Salvo, e i suoi fratelli praticamente hanno una loro pizzeria tra l'altro fra Napoli e Castellammare di Stabia, in un posto appunto lì sempre in costiera, che praticamente ambedue comunque detengono i fatidici tre spicchi. Quindi in questa piazza in prossimità di Mergellina, quindi la stazione di Mergellina, appunto abbiamo incontrato appunto questo pizzaiolo. Però alle 16.30 era l'appuntamento, 16.30 è l'orario in cui chiudono praticamente, smontano anche la parte esterna appunto di questo locale, e quindi abbiamo sì fatto una chiacchierata, ma devo dire una cosa che sicuramente abbiamo imparato, che se vogliamo fare un servizio sulle pizzerie lo possiamo fare sì all'ora di pranzo come all'ora di cena, ma non durante il pomeriggio. Quindi c'è questa grande affluenza, ma poi a una certa ora comunque si chiude, ecco. Quindi non è che il servizio è ad oltranza, ecco, c'è comunque una pausa, sempre grande, ma comunque negli orari, diciamo, da mezzogiorno alle 15, come dalle 19 a notte fonda, perché si parla di mezzanotte, l'una, per appunto l'ultimo ordine. Questo è un po' tutto il tour appunto di ieri sera, ecco, prima di arrivare qua, dove abbiamo apprezzato il piatto del buon ricordo, ma
devo dire, non solo ottime specialità di cui qualcosa vi abbiamo detto, e quindi siamo pronti a ripartire, a vedere se aggiungeremo qualche cos'altro in questo, insomma, tre notti, quattro giorni praticamente in campagna. Bene, con questo è tutto, e quindi a più tardi, se ci saranno chiaramente delle possibilità di collegamento, oppure domani mattina 8:20.